www.trmweb.it. Le news in tempo reale. In tempo reale. I video, il forum, le nostre produzioni. Segnalaci la tua notizia. www.trmweb.it. Il sito web. Deputati del PD Franco Rinaldi e Francantonio Genovese indagati per un'inchiesta della Procura di Messina su alcuni corsi di formazione professionale e nel registro degli indagati anche altre 9 persone, tra cui i loro familiari e collaboratori. C'è anche la pista della spedizione punitiva tra quelli al vaglio della squadra mobile di Palermo che indaga sull'omicidio di Mirko Vicari, il vigile urbano ucciso ieri dai malviventi che aveva trovato in casa sua. L'agente si occupava dei controlli sui venditori ambulanti. Dopo 3 anni e 44 udienze si avvia a conclusione a Marsale il processo sul sequestro di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 1° settembre del 2004. Giudici in camera di consiglio, sentenza forse nel pomeriggio, la sorellastra Jessica Pulizzi rischia 15 anni. Superare la crisi aiutando le aziende a lanciarsi sui mercati internazionali e a scommettere sui prodotti made in Sicily, l'idea è lanciata a Palermo durante un incontro promosso da Confindustria e Banca Nuova. Buongiorno, buongiorno dal TG Med. In apertura, come avete sentito la cronaca, c'è una nuova bufera giudiziaria intorno alla formazione professionale. Indagati a Messina sono 2 deputati del PD. Sentiamo subito i dettagli nel servizio di Ambra Drago. Nel registro degli indagati sono finiti altri 2 nomi eccellenti. Si tratta del deputato regionale del PD Franco Rinaldi e del parlamentare nazionale Francantonio Genovese, suo cognato e compagno di partito, ex sindaco di Messina. Entrambi hanno ricevuto un avviso di garanzia insieme ad altre 9 persone, tra loro familiari e collaboratori. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Messina nell'ambito di un'inchiesta sui finanziamenti per la formazione professionale regionale. I reati ipotizzati a vario titolo sono di associazione per delinquere, peculato e truffa. Oltre a Rinaldi Genovese, che è stato anche segretario regionale del PD, sono indagati le rispettive mogli, le sorelle gemelle Chiara e Giovanni Schirò. Un avviso di garanzia è stato emesso anche per la sorella di Genovese, Rosalia, e per il nipote del parlamentare Marco Lampuri. Tra i destinatari dei provvedimenti notificati alla Guardia di Finanza ci sono anche Nicola Bartolone, Graziella Feliciotto, Salvatore Natoli, Roberto Giunta e Concetta Cannavò. L'inchiesta della Procura di Messina riguarda i finanziamenti per la formazione professionale regionale per il periodo che va dal 2007 al 2013. Gli investigatori si stanno concentrando in particolare sui corsi organizzati da enti professionali legati ai 2 parlamentari e su compravendita o cessione di rami d'azienda tra questi enti. La Procura ha chiesto e ottenuto dal GIP di Messina una proroga di 6 mesi per svolgere altre indagini. I carabinieri stanno cercando nelle campagne di Camporeale, in provincia di Palermo, il cadavere di Giuseppe Billitteri, un esponente mafioso della famiglia di Monreale, scomparso nel marzo del 2012. Secondo gli inquirenti sarebbe stato ucciso col metodo della lupara bianca. Di questo omicidio gli investigatori erano già al corrente delle fasi preparatorie del delitto, seppero praticamente in diretta grazie alle intercettazioni che stesse accadendo qualcosa di grave, era evidente. I mafiosi, non sapendo di essere ascoltati, parlavano infatti di lacci nuovi da recuperare e solo dopo si capì che si trattava di strumenti da usare per eliminare un nemico. Adesso le indagini però avrebbero individuato a Camporeale il luogo in cui il corpo è stato sepolto. Billitteri sarebbe stato eliminato perché era entrato in contrasto con Antonio Sortino, un boss che avrebbe voluto unire i mandamenti di Partinico e San Giuseppe Iato, dando vita ad un'unica grande enclave, quella di Camporeale. Ci fermiamo per qualche istante, c'è la pubblicità, poi le altre notizie del giornale. A tra poco.
pasta al forno. Condimento per anelletti alla siciliana. La tua pasta al forno, pronta in soli 25 minuti. Ideale anche per la preparazione di lasagne, cannelloni, timballo di riso, timballo di patate e altra pasta corta. Pasta al forno, il condimento di grande formato, buono, semplice ed economico. Fratelli Contorno, dal 1916. Al gelatone, nutre il gusto della perfezione. Il maestro gelatiere Peppe Cuti è in grado di soddisfare tutte le esigenze. Gelato senza zucchero, senza glutine, senza lattosio. Insomma, gelati per tutti, grandi e piccini. Noi del gelatone non vendiamo gelati, regaliamo emozioni. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in oro. Non funziona il decoder. Centro del telecomando. Non si apre più il cancello. Centro del telecomando. Lo smartphone e il tablet ti sono caduti in acqua. Centro del telecomando. Si bloccano i tasti del climatizzatore. Centro del telecomando. Vuoi recuperare i dati del tuo cellulare? Centro del telecomando. Troppi telecomandi? Meglio uno solo più piccolo. Centro del telecomando. Da 50 anni, soluzioni veloci ed economiche. Riparazioni, duplicazioni, sostituzioni chiavi e radiocomandi anche codificati. Devi cambiare a vista e cover della chiave della tua auto? Semplice! Centro del telecomando. A Palermo, via Tommaso Gargallo 14, tra via Libertà e via Marchese di Villa Bianca. Info 091 30 29 40. Latte David, un brick, 83 centesimi. Melling omogenizzati di carne, 120 grammi, 1,99 euro. Mio latte, 12 brick, 9,90 euro. Pampers Sole e Luna, 3,75 euro. Chicco Bagno Shampoo 75 ml, 3,45 euro. Passeggino Chicco CT 06, 49,90 euro. Lettino da campeggio Compact, 29,90 euro. Demma, abbiamo i prodotti per il tuo bambino, ai prezzi più bassi della città. Demma Sanitaria, via Eugenio Lemiro 5, via Zappalà 47, a Palermo. Infoline 091 21 48 83. MC Parrucchieri, l'unico salone di bellezza bionaturale ECS a Palermo. Noi catturiamo i tuoi sogni e creiamo bellezza, il massimo del comfort per mantenere sani, cute i capelli. MC Parrucchieri è a Palermo in via del Carabiniere 38 40 42. Per informazioni e prenotazioni 091 51 29 25 o visita il sito www.mcparrucchieri.com. È sulla pista della vendetta che si stanno concentrando in queste ore le indagini della squadra mobile di Palermo sull'omicidio di Mirko Vicari, il vigile urbano ucciso ieri in casa sua dai malviventi che lui stesso aveva sorpreso. Sono tante ancora le domande senza risposta. Sentiamo. L'area furtiva abbandonata davanti alla porta dell'appartamento, la fuga dei malviventi senza portarsi dietro il bottino e poi lo stesso incarico che svolgeva la vittima, il fatto che come vigile urbano si occupasse dei mercatini rionali e dell'abusivismo fra gli ambulanti, tutti elementi che rafforzano in qualche modo il sospetto che quello di ieri sia stato un vero e proprio agguato, forse solo travestito da rapina. È una delle ipotesi adesso al vaglio della sezione omicidi della squadra mobili e della scientifica che si sta occupando dei rilievi per cercare di fare luce sulla morte di Mirko Vicari, il vigile urbano 38enne che ieri è stato ucciso dai malviventi appena sorpresi in casa sua, un appartamento al secondo piano di via Scillato nella zona di Altarello. Preziosa è la testimonianza della compagna dell'uomo, anche lei vigile urbano. Proprio in quegli istanti era al telefono con lui, è stato Vicari stesso a dirle di avere visto la porta aperta e di voler entrare in casa con la pistola d'ordinanza in pugno. Lei lo ha sentito dire fermi, polizia, poi gli spari, un buco nero di qualche attimo che gli investigatori dovranno risolvere. Vicari è stato centrato da un proiettile della sua calibro 9 al petto, ma non è chiaro se sia stato disarmato e poi colpito oppure se quel proiettile sia stato sparato durante la colluttazione con i malviventi, che poi sono fuggiti senza portare via nulla. Vicari era un ex precario assunto dal 2010 con un contratto part time, separato e con due figli. La sua non era certo una vita di lussi. D'altro canto era noto per il rigore con cui eseguiva i controlli dei quali era incaricato tra i venditori dei mercatini rionali.
Non è escluso che qualcuno con motivi di risentimento nei suoi confronti abbia potuto organizzare una spedizione punitiva aspettandolo a casa per dargli una lezione o per ucciderlo e che la rapina sia stata solo una messa in scena per depistare. Le indagini vanno avanti, sul corpo di Vicari è stata disposta l'autopsia e diversi residenti delle case vicine sono già stati ascoltati, ma nessuno ha visto né sentito nulla. Intanto si apprende che l'autopsia sul corpo di Vicari sarà eseguita alle 16 dal medico legale Paolo Procaccianti a Palermo. Insieme al guanto di paraffina dovrebbe stabilire la dinamica dell'incidente. Intanto nelle ultime ore sono stati sentiti anche diversi pregiudicati della zona di Altarello e sono stati eseguiti anche diversi stub, gli esami per rilevare tracce di sparo. Ed è stata fissata per oggi l'autopsia sul corpo di Giovanna Longo, la donna di 60 anni uccisa ieri a Ravanusa dall'ex marito, e intanto all'ipotesi del delitto passionale se ne affianca un'altra. Sono molte le domande alle quali l'autopsia potrebbe dare risposta. L'esame sul corpo di Giovanna Longo è stato disposto dalla procura di Agrigento, che sta indagando sull'omicidio della 60enne uccisa ieri a Ravanusa tra le bancarelle del mercato. A sparare è stato l'ex marito della donna, Luigi Gallo, di 63 anni, arrestato pochi istanti dopo la sparatoria e ora rinchiuso nel carcere di Petrusa. Ma la versione che l'uomo ha fornito agli investigatori non convince del tutto. Gallo ha detto di aver incontrato la donna per una discussione, confessando di non essersi mai rassegnato alla fine del loro matrimonio, nonostante la sentenza di divorzio giunta proprio in questi giorni. Ha detto poi di aver avuto una piccola colluttazione con lei e con il suo nuovo compagno e infine di aver fatto fuoco. Ma secondo i carabinieri potrebbe trattarsi di un agguato. L'uomo potrebbe aver pedinato la ex moglie, poi, una volta individuata là dentro un'auto nel parcheggio vicino al mercatino insieme al rivale, lo ha aggredito. L'uomo, Luigi Avarello, è rimasto lievemente ferito ed è stato medicato all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Poi però si sarebbe girato di colpo verso la donna, che era rimasta nell'abitacolo dell'auto, sparandole 4 colpi. Giovanna Longo è morta sul colpo. Ancora da chiarire invece la provenienza dell'arma. Il revolver calibro 38 non era legalmente detenuto e non si sa dove l'uomo possa esserselo procurato. Gallo, operaio in pensione, conosciuto come persona per bene, in realtà viveva in Germania. In Sicilia, a Ravanusa, era tornato da pochi giorni. Gli investigatori stanno cercando di verificare se fosse un ritorno programmato o no. Intanto l'uomo deve rispondere di omicidio volontario. Un bambino di 9 anni, Baldassare Aiello, è stato travolto e ucciso da una moto di grossa cilindrata. L'incidente è avvenuto ieri sera a Partanna. Il piccolo, che è deceduto sul colpo, è stato investito mentre attraversava insieme con i genitori una strada del centro Belicino. Alla guida della moto c'era un farmacista di Castelvetrano. La dinamica dell'incidente è al momento al vaglio dei carabinieri. E adesso ci spostiamo a Marsala, dove c'è attesa per la sentenza del processo per il sequestro di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004, quando non aveva ancora 4 anni. Vediamo. Il collegio dei giudici presieduto da Riccardo Alcamo si è riunito in camera di consiglio ieri sera dopo le ultime repliche di accusa e difesa. Fuori dal tribunale di Marsala, come era prevedibile, grande folla di cronisti venuti da tutta Italia proprio per seguire la sentenza del processo per il sequestro della piccola Denise Pipitone. Una storia, quella della bimba siciliana che da quasi 10 anni tiene l'Italia con il fiato sospeso. Principale imputata al processo è Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise, 26 anni e figlia di Piero Pulizzi, padre naturale della bimba. Per lei i pubblici ministeri hanno chiesto la condanna a 15 anni di carcere, il massimo della pena prevista dal codice penale per il sequestro di un minore di 14 anni. Il procedimento nei suoi confronti era stato incardinato 3 anni fa, nel 2010. Davanti alla Corte nel frattempo si sono susseguiti numerosi testimoni, quasi 100, per cercare di chiarire le ultime ore prima della scomparsa della bambina e i tanti fatti avvenuti dopo. Imputato al processo anche Gaspare Galeb, accusato di false dichiarazioni al PM. Per il giovane, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, la richiesta è di 5 anni e mezzo di carcere. Una serie di indizi, hanno affermato i PM ieri, inducono a ritenere che Jessica sia stata l'autrice del sequestro. Aveva il movente, non ha un alibi convincente per la giornata del rapimento, ma non può avere agito da sola. Ieri ha parlato anche Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio, la mamma di Denise. La donna non ha mai smesso di cercare sua figlia e non si rassegna all'idea che la bambina possa essere morta.
È stato rinviato a giudizio Davide Mordino, 42 anni, l'ex parroco della Basilica di San Calogero a Sciacca. È accusato di avere compiuto atti sessuali con 4 ragazzini, inducendoli anche a posare nudi per foto che lui stesso avrebbe scattato. Il prete sarà processato al Tribunale della Città dell'Agrigentino il prossimo 17 luglio. Attualmente agli arresti domiciliari, dopo un periodo di detenzione in carcere, per lui già da tempo era arrivata la dispensa dal sacerdozio e la riduzione allo Stato laicale. Altre notizie e servizi tra qualche istante dopo la pubblicità. Il ciliegino si è fatto salsa. Fratelli Contorno, con passione dal 1916. Al Gelatone nutre il gusto della perfezione. Il maestro gelatiere Peppe Cuti è in grado di soddisfare tutte le esigenze. Gelato senza zucchero, senza glutine, senza lattosio, insomma, gelati per tutti, grandi e piccini. Noi del Gelatone non vendiamo gelati, regaliamo emozioni. Gruppo M Club Vacanze affitta appartamenti per le tue vacanze nella ridente cittadina di San Vitolo Capo. Per la nuova stagione primavera-estate, offerta soggiorni in appartamento per 4 persone a partire da 50 euro al giorno. Gruppo M Club Vacanze, la tua casa per le vacanze. Al supermercato Sigma L'Isoletta, birra Moretti da 66 cl 85 centesimi, caffè Splendid Aroma Classico 3 pacchi da 250 grammi 4,48 euro, latte Tre Valli parzialmente scremato da 1 litro 69 centesimi, Bio Presto liquido 28 lavaggi 2,49 euro. Supermercato Sigma L'Isoletta, ora facilmente raggiungibile. Mobil Domus Arredi vi propone soluzioni attuali per arredare la vostra casa con l'intramontabile classico, il fascino dei mobili in stile, l'innovazione continua del moderno e contemporaneo. Da Mobil Domus vivrete la scoperta di esclusive cucine Mobil Turi, classiche e moderne e in differenti colori e finiture con soluzioni compositive su misura. La fantasia e la creatività delle camerette Spar Junior. Mobil Domus, corso di 1235 a Palermo, di fronte Ponte Ammiraglio. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere, i nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Pranzo 5 euro, cena 8 euro, mezza pensione 8 euro con colazione e pranzo, pensione completa 13 euro, si effettua anche servizio a domicilio, vitto e alloggio in camera doppia o tripla con pensione completa 40 euro al giorno, 200 euro alla settimana, 700 euro al mese, assistenza sanitaria H24, comunità alloggio per anziani Samuela, via Leonardo da Vinci 30 Palermo. Cremoso, buono. Gelateria artigianale di Sicilia. Il vero gelato siciliano ha trovato casa, la tua. Nuovi strumenti a sostegno delle imprese per aiutarle nella scommessa dei mercati internazionali. Se ne è discusso oggi a Palermo durante un incontro promosso da Confindustria e Banca Nuova. Vediamo. È possibile sconfiggere la crisi e risollevare il prodotto interno lordo grazie alle imprese che potrebbero piano piano affacciarsi ai nuovi mercati internazionali. Per facilitare l'ingresso delle imprese siciliane oltre i confini strettamente italiani è stato organizzato questo incontro tra Confindustria Sicilia e il credito cooperativo ICREA Banca Impresa, che con i suoi 2500 sportelli in tutta Italia sostiene settori delicati dell'economia come quello legato all'agricoltura e all'edilizia. Questo momento di confronto è stato facilitato da un
l'Istituto di Credito Siciliano, che conosce bene la realtà dell'imprenditoria locale facente parte della corporate di Crea Banca Impresa, la Banca d'Orrezzo. Nel corso dell'incontro sono stati mostrati alcuni strumenti finanziari, quali il leasing, ma anche l'accesso ai fondi comunitari e ad ogni altra forma di accesso al credito, proprio per facilitare l'esportazione del Made in Sicily di prodotti di punta come quello manifatturiero o agroalimentare, economicamente stabili come la Russia ma anche oltreoceano. Il ruolo di Confindustria Sicilia è quello di cercare in questo momento così difficile e complicato delle opportunità o delle occasioni per poter dare una mano alle imprese, specialmente quelle che hanno così intenzione o voglia di esportare. Sicuramente hanno bisogno di un'assistenza al credito importante. Quindi è da molto tempo che la nostra banca opera all'interno di Confindustria per far sì che l'opera del credito cooperativo possa giungere in modo più capillare nel settore delle imprese in Sicilia. Oggi non abbiamo fatto altro che mettere insieme la nostra banca corporate, che è Banca Impresa, e Confindustria Sicilia, con lo scopo di attivare delle sinergie per quanto riguarda le imprese che lavorano con l'estero o che si accingono a lavorare con l'estero, perché noi riteniamo che oggi in questo contesto di crisi generale lo sbocco e l'estero sia una grande valvola per le imprese che vogliono crescere, che vogliono svilupparsi. È importante in termini di sportelli, di raccolta, di impieghi, è il terzo aggregato bancario in Italia. Storicamente è stato molto vicino alle aziende artigiane, stiamo cercando naturalmente di farlo evolvere anche come assistenza alle imprese che crescono e che quindi necessariamente devono aprirsi ai mercati internazionali. Quattro giovani sono stati arrestati a Palermo per furto di rame. Si tratta di Pietro Zaccone e Biagio Ferruggio, di 19 anni, e di due minorenni di 16 e 14. I carabinieri li hanno sorpresi in via Padre Colbe mentre estraevano i cavi elettrici di rame dall'interno dei pozzetti in cemento. Dopo una breve fuga i quattro sono stati arrestati. La zona resterà senza luce per qualche giorno in attesa che venga ripristinata l'intera rete elettrica. E velocemente parliamo anche di Miccoli, Fabrizio Miccoli, che oggi è a Palermo con il suo avvocato e procuratore Francesco Caliandro per essere sentito dai PM Francesca Mazzocco e Maurizio Bonaccorso nell'ambito dell'inchiesta in cui il calciatore è indagato per estorsione. Miccoli parlerà alla stampa oggi pomeriggio nel corso di una conferenza convocata per le 18.45 all'Hotel Excelsior. Ancora una brevissima pausa per noi. Abbonati anche tu, adesso. Casa di riposo Parco Cristallo, via Narciso 3, Catania. Alloggio per anziani, analisi cliniche, casa albergo per anziani, assistenza disabili, residence per anziani autosufficienti e non. Tutte le camere sono dotate di bagno, TV, aria condizionata calda e fredda e telefono. Parco Cristallo, molto di più di una casa di riposo. Per info 095 71 64 456. Perché hai scelto Auto Europa? Perché Auto Europa ti dà sempre di più, il miglior servizio al miglior prezzo e poi sono ovunque. Ok, mi hai convinto. Roma, Milano, Torino, Palermo, Catania, Pisa, Firenze, Venezia, Bologna, Napoli. Auto Europa è veramente ovunque. Servizio impeccabile, staff efficiente, tariffe imbattibili. Auto Europa, l'autonoleggio low cost. Pranzo 5 euro, cena 8 euro, mezza pensione 8 euro con colazione e pranzo, pensione completa 13 euro, si effettua anche servizio a domicilio, vitto e alloggio in camera doppia o tripla con pensione completa 40 euro al giorno, 200 euro alla settimana, 700 euro al mese, assistenza sanitaria H24, comunità alloggio per anziani Samuela, via Leonardo da Vinci 30 Palermo.
Polisportiva Calcio Sicilia, con la collaborazione tecnica dell'US Città di Palermo, organizza il terzo Summer Camp per ragazzi dai 5 ai 14 anni. Gioca al calcio divertendoti. Diecimila alberi e la cittadinanza onoraria, e questo è il simbolico regalo che la città di Palermo fa al maestro Claudio Abbado, che oggi compie 80 anni. Ricordando la sensibilità ai temi ambientali del maestro, il sindaco Orlando e l'assessore Giambrone hanno scelto di dedicare ad Abbado un progetto che prevede la piantumazione di 10.000 frassini all'interno del parco Ninni Cassarà di Palermo. E Abbado è stato poi ovviamente invitato a venire in città per ritirare la cittadinanza onoraria. Questa era davvero l'ultima notizia, io vi ringrazio e vi rimando al TG delle 20:30. Adesso il meteo, arrivederci. Il meteo è offerto da Sigel, la gelateria artigianale di Sicilia. 40 anni di passione per il gelato artigianale. Scoprila su sigel.it. Nelle prossime ore in Sicilia il cielo sereno potrà lasciare spazio a qualche annuvolamento, soprattutto sul versante messinese. Temperature in lieve calo nei valori massimi, minime senza variazioni apprezzabili. Venti generalmente moderati dai quadranti settentrionali, mari molto mosso, lo stretto di Sicilia poco mossi gli altri bacini. Per la giornata di domani si prevede cielo poco o parzialmente nuvoloso e maggiori addensamenti sul versante messinese e su Palermo. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in lieve calo. Venti settentrionali, da deboli a moderati, i mari mossi il basso Tirreno e lo stretto di Sicilia, poco mossi gli altri bacini. Il meteo è stato offerto da Sigel, la gelateria artigianale di Sicilia. 40 anni di passione per il gelato artigianale. Scoprila su sigel.it. Dal 1916, caponatina dei fratelli Contorno. La vera autentica caponata è quella prodotta solo in Sicilia. Diffidate dalle imitazioni.